Io quando mi chiedono di parlare di me, io dico sempre che io ho avuto un'infanzia e un'adolescenza bellissima. Io stavo bene. Quando ho capito di essere una persona transgender, dunque ho cominciato tutto il mio percorso, arrivato a fine percorso per me, adesso posso dire sono felice. Io l'ho percepita tardissimo, devo dire la verità, l'ho percepita grazie a mia moglie, perché lei mi ha fatto ragionare su dei miei atteggiamenti, sia dal punto di vista quotidiano che dal punto di vista intimo, diciamo. È stata lei che ha messo in me questo piccolo tarlo. Grazie agli psicologi dove ero seguito, ho capito che probabilmente in fondo qualcosina, anche da piccolo, ho sempre avuto dentro. Il primo ciclo è stato una settimana di pianti. Poi mia mamma, con la sua dolcezza, mi ha detto non ti finirà mai più, io l'auguro ancora più pianti, come scherzo lo diceva. Probabilmente non l'ho capito anche perché non c'era informazione. Io ho sempre avuto storie con donne. Che io sappia non ho mai avuto attrazione per gli uomini. Però sono stato, devo dire la verità, anche una persona abbastanza superficiale. Cioè non mi sono mai neanche interessate storie importanti o cose serie. La prima è stata lei. Da lei è stato vissuto benissimo. È sempre stata al mio fianco, ma lasciandomi sempre libero di scegliere quello che volevo fare, coi tempi che volevo fare. Oddio, ogni tanto spronato, perché io sono ogni tanto su quei tempi un po' lunghi. Però è stata fondamentale, devo dire la verità, se no non l'avrei sposata. Devo dire la verità, sono molto più me stesso dopo che ho fatto un tipo di operazione, dopo che ho fatto la mastectomia. Lì è proprio stato l'apice dell'essere me stesso completamente con lei. Dunque, sono state le mie sorelle a cui ho mandato un messaggio, ho scritto vi devo parlare, vi devo dire una cosa, ci dobbiamo vedere. E quando gliel'ho detto, tra virgolette, gli ho detto guardate, io mi sento una persona transgender, dunque inizierò un percorso psicologico che poi mi porterà a realizzarmi e a diventare un maschio. Sono stato insultato tutti e due le volte perché pensavano che avessi un brutto male. Mia mamma purtroppo tanti anni fa ha avuto un problema, un aneurisma molto importante, dunque con lo psicologo del Niguarda avevamo deciso di non dirglielo subito. Non l'ha presa proprio benissimo, benissimo, benissimo. Con mio padre ho un rapporto amore-odio. Abbiamo avuto un grosso scontro quando io ho deciso di fare la mastectomia, perché secondo lui non era necessaria, perché secondo lui andavo comunque a violentare il mio corpo. E allora io lì mi sono molto arrabbiato. Diciamo che abbiamo un po' esagerato nella cosa, però devo dire che il giorno dopo invece mi ha chiamato piangendo, dicendo che ha bisogno di parlare con me. Però io a quel punto gli ho detto, io sono su un pullman, sto andando, ci vediamo settimana prossima. Con i clienti nuovi mi presentavo già come Alex, dunque non era un problema. Con i clienti vecchi ho deciso di avere la tattica del tranquillizzarli. Poi una volta che dovevamo venire comunque, dovevamo vederci di persona, gli dicevo subito, era tranquilli, che come mettevo una vite bene prima, la metto anche adesso, anzi faccio meno fatica e dunque sono diventato più bravo. C'è chi è stato più curioso, cioè di capire il bene, c'è chi invece non ha fatto mezza piega e mi ha detto ok, come ti devo chiamare adesso allora? Alex. Al maschile? Ok, va bene. Quando mi vedono che insomma leggermente cambiato, magari con un po' di barba, non li faccio neanche parlare, gli dico cioè avete fatto passare talmente tanto tempo che mi è cresciuta la barba, cioè vedete un po' voi. Lo metto molto sul gioco, mi piace mettere molto la mia transizione sul gioco. Ho sempre fatto fatica a prendermi sul serio. Mi piace questa cosa di me e non voglio smettere adesso, anche perché quello che deve passare secondo me è la normalità. Cioè io sono una persona che appunto non si è mai presa sul serio e non è cambiata di certo adesso. Cioè il mio essere è il mio essere, barba non barba, capelli non capelli, altra fisicità o non altra fisicità. Ma gli amici sono, direi, fondamentale, sono parte integrante della mia vita, ma della nostra vita. Li ho conosciuti a inizio percorso. Loro sono loro, cioè io so che qualsiasi cosa, dalla cazzata alla cosa più importante, più o meno bella, io so che posso scrivere su un gruppo WhatsApp nostro o fare una chiamata o qualsiasi cosa. Io mi ricordo che quando ho fatto la mastectomia, nonostante dovessi tenere una fascia, io penso di non aver messo magliette per un mese e mezzo. Era una sensazione di libertà che non pensavo nemmeno si potesse provare. Sembra una cavolata probabilmente per le persone cisgender, ma il poter togliere una maglietta, senza dire in pubblico, ma il poter togliere una maglietta anche a casa, poter uscire sul balcone senza la maglietta, per me è veramente una delle cose più belle del mondo.
andare in piscina solo col costume o andare al mare anche se ci vado poco. La felicità è riuscire a far capire agli altri che felici si può essere felici, che se io decido di una cosa per me non ci deve essere nessuno che mi dice è giusta o non è giusta. La felicità è stato quando ci siamo sposati che mia nipote ha portato un cartello con scritto zio Alex. Io sono un rocchettaro, io sono un amante dei Litfiba e per me regina di cuori è regina di cuori, perché tra mille colori tu sei la più bella e può essere rivolta a tutti.